Allora, 8:30 di domenica 28 aprile, stiamo andando a prendere gli amici e poi appuntamento all'Enjoy Caffè, il nostro sponsor. E si parte per Trastevere. Trastevere, Nocerina, una partita importante in chiave secondo posto. Trastevere cerca punti per la salvezza, noi cerchiamo di riprenderci il secondo posto. Vista poi della gara di domenica prossima con l'Ischia in casa, e insomma, inizia una lunga giornata romana. Dicevamo, il massimo esperto calcistico di Nocera del mondo. Va bene, ok. Dottor Matteo Manzo. Allora, buongiorno, sempre Forza Molosse. Oggi vedo una partita gagliarda, deve essere una partita subito, dobbiamo partire subito a razzo, dobbiamo partire come domenica scorsa, abbiamo giocato non con il piede sull'acceleratore. Un pronostico sbagliato? 0-0-2 al primo tempo. No, sbagliato. Ho sbagliato, 1-1. Adesso, prima della partita, ci attende una dura battaglia a tavola. C'è una carbonara da sconfiggere e una romanella da scendere in allegria. Siamo un bel gruppetto di 15. Qui alle nostre spalle ce n'è qualcuno e siamo pronti. Un po' di problemi per il parcheggio. Svolta a sinistra e prendi via Abate Ugone. Da parte dei vigili, però tutto a posto. Ci vediamo a tavola. Con i nostri commensali, la Barbie, ma c'è la carbonara, speriamo ottima. Aspettiamo anche la ce l'ha portata. Finisce 2 pari. No, vince la Nocerina. Vince la Nocerina. Secondo me, c'è 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0 non puoi sentire. Vai Bomber! Vai Bomber! Ah, ma ci come se mi sa là? Sì, mettere calma un po'. Il calore del pubblico di Trastevere. Inizia Trastevere Nocerina, cornice di pubblico, siamo attorno credo ai 300-400 persone massimo. E il mister Nappi sorprende tutti mettendo ancora fuori Esposito e proponendo Dorato sulla sinistra e Mariano a destra e Petti centrale, quindi in pratica i tre under in difesa più Cittadella a centrocampo, solito attacco over. Prima conclusione del Trastevere con un Fantoni biondo platino. Si è fatto il pelo Fantoni, hai visto? Hai notato? Sì, sì, l'ho visto, Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. E dunque adesso da Trastevere tutto linea allo studio. Cosa starà dicendo adesso il nostro Ciccio Cuomo? Fianco a lui il presidente Comitino. Ed ecco anche il nostro Tonino, grande Tonino. 4 minuti di più recupero. 4 minuti di più recupero, secondo me, di 2 minuti. Sì. America,
Cardella è un animale, Cardella, Cardella, Cardella è un animale, Cardella, Cardella. 42esimo è sempre lui. Cardellone, amore mio, 20esima realizzazione, credo 11esima in rossonero, da sommare poi ai 9 della precedente squadra, l'Ostiamare. Quindi 43esimo Trastevere 0, Nocerina 1, rete di Cardella. Non lo so. Era regolarissimo. Sicuramente regolarissimo, però non lo so. Due minuti e Lorenzo Liurni porta la Nocerina sul 2-0. Bel gol di Lorenzino che finalmente torna alla rete dopo un po' di partite. E sta per concludersi dunque col doppio vantaggio della Nocerina in un primo tempo. Primo tempo non bello. Però la serie di anche questo. Agli uomini che buttano il pallone dentro vince le partite. 2-0 per i Molossi, questo è solo quello che conta. Acqua? È una cessiva bella Bibbia. Iniziato il secondo tempo, siamo andati a prendere una bottiglia d'acqua, che fa un caldo veramente cocente, e ci risiamo, forza Molossi. C'è il grande Orlandone. Forza Molossi sempre. Grande! Buona partita, Orlando. Ti aggiusto l'ombrello? Dunque qualche minuto di tensione con Citarella che in campo probabilmente perde i sensi per qualche istante. Causa del caldo veramente eccessivo di oggi. Io sono appena tornato, mi sono sciacquato per la quarta volta i capelli. Siamo intorno al 20esimo e la Nocerina conduce sempre per 2-0. C'è da dire che ha alzato un bel po' il baricentro il Trastevere, che cerca il gol per tornare in partita e ci ha provato più volte. La Nocerina cerca di agire di rimessa, in contropiede, poco precisa, però quindi adesso c'è il cambio Rossi-Citarella, il solito cambio però che stavolta è diciamo tra l'altro anche obbligato date le condizioni di Francesco. 20esimo del primo tempo, Trastevere 0, Nocerina 2. Siamo credo intorno ai 30 gradi, 27-28 gradi. Esultano in lontananza i destrati del Trastevere perché probabilmente la diretta rivale per la salvezza ha perso e quindi il Trastevere pur perdendo è salvo, non dovrà passare per la lotteria dei playout. Quindi oggi giornata diciamo positiva per entrambe le squadre. Manca un minuto, la Cina ancora in vantaggio per 2-0. Non penso che mi faccio. Non è che il mio turca è grosso.